7 aprile, lo spettacolo di Tommaso Primo, 3103 live streaming, uno spettacolo di che tipo? Cosa deve aspettarsi lo spettatore se vogliamo dare qualche indicazione? È stato un disco scritto 2 anni fa che ha avuto, con cui ho girato tantissimo, ho fatto tante cose belle, da Londra all'ultima data a Napoli a Piazza Plebiscito, una Piazza Plebiscito molto piena per quello che ha permesso di essere piena, perché sai, ci sono state delle grandi restrizioni quest'anno a tutto, ma il nostro lavoro ne ha subite davvero forse un po' di più. Ed è stato un disco premonitore, un disco in napoletano che però parla di altre cose, non parla di vicoli, non parla delle storie d'amore, non parla di tutto ciò che Gomorra e rispettando tutti questi mondi, ma parla di spazio, parla di supereroi e cerca con la metafisica, con la favola e la metafora di raccontare ciò che succede e che succederà. E posso chiederti se magari può esserci in cantiere un brano, un nuovo lavoro dove magari qualche supereroe riesce a risolvere i problemi che ci attanagliano in questo periodo o ce la dobbiamo sbrigare da soli? Io ho fatto una canzone che è stato il singolo di questo primo disco che si chiama La leggenda del Superman napoletano, no? Che parla un po' di questa cosa qui, è un elogio agli uomini semplici, ovvero tutti quelli che in silenzio e di nascosto cercano di mandare avanti questa grande ruota che è la società. E l'ho fatto in quella canzone lì dove Superman, come dire, dice una frase: l'unico potere che fa speciale è che la essere carnale. Ed è così. È un Superman che ha tanto cuore e vive per gli altri. Bisogna essere così, secondo me.